Aperto e subito rinviato il processo contro il Notav per gli scontri dell'estate 2011. Grida e tensione in aula, aggredito un telecineoperatore della RAI. Buongiorno, bentrovati. Prima edizione del telegiornale del Piemonte. Dunque, lo avete sentito, si è aperto in un clima di grande tensione il processo contro i Notav per gli scontri dell'estate del 2011 a Chiomonte. Aggredito un collega telecineoperatore. Slogan contro magistrati e forze dell'ordine e polemiche anche per l'aula del tribunale troppo piccola. Il processo è stato rinviato al 21 gennaio, la cronaca della mattinata con Elena Cestino. Un'aula troppo piccola non basta a contenere tutto il pubblico arrivato all'apertura del processo per gli scontri in Val Susa tra Notav e forze dell'ordine dell'estate 2011, 45 gli imputati. In aula non si sente nemmeno la voce del giudice Quinto Bosio che fa l'appello. Alcuni dei legali segnalano l'inadeguatezza degli spazi, iniziano le contestazioni e poi i cori per la liberazione dei due imputati tuttora detenuti, Alessio Del Sorbo e Maurizio Ferrari. Tutti liberi, gridano dal pubblico, è bagarre. Alcuni attivisti attaccano il telecineoperatore della RAI, non vogliono faccia riprese con la telecamera, un pugno, sputi, insulti, l'operatore va via, intanto l'udienza viene sospesa e il processo trasferito in una maxi aula. Fuori dal tribunale un presidio blocca la strada, sono Notav che manifestano solidarietà agli imputati di quello che considerano un processo politico fatto a tutto il movimento. L'udienza si conclude con un rinvio al 21 gennaio perché alcune notifiche non hanno raggiunto gli imputati nei termini previsti dalla legge. Altre 21 udienze sono in calendario fino a luglio. A questo punto la posizione di altri 8 attivisti, ora in fase preliminare, potrebbe essere unificata a quella dei 45 imputati. E su quanto avvenuto oggi arriva la condanna del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, che si è informato sulle condizioni di salute dei colleghi e ha espresso solidarietà. L'aggressione, ha detto, è un atto vergognoso. Presa di posizione anche del parlamentare del PD Giorgio Merlo, secondo cui l'aggressione conferma ancora una volta quale sia la concezione che il movimento ha dell'informazione libera e pluralista. E parla anche il coordinatore regionale vicario del PDL, Agostino Ghiglia, che appunto parla di anima violenta e antidemocratica e invoca pene severe, certe ed esemplari. Anche l'Ordine dei giornalisti del Piemonte ha espresso solidarietà ai colleghi aggrediti e ha chiesto che vengano isolate le minoranze violente e sia garantito il diritto a una libera informazione.